Ciao a tutti, oggi prepareremo il gatto di patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e mezza circa. Gli ingredienti sono patate, noce moscata, burro, parmigiano, pan grattato, uova, sale, latte, uova per farle sode, speck e formaggio. Andiamo il via alla ricetta. Il quantitativo degli ingredienti lo troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Iniziamo posizionando subito la farfalla. Mettiamo le patate all'interno del boccale. Aggiungiamo il latte. E il sale. E andiamo a cuocere il tutto per 30 minuti. A 95 gradi, velocità 2. Adesso andiamo a rimuovere il misurino e a posizionare il cestello al posto del misurino per evitare gli schizzi. Adesso togliamo il cestello e andiamo ad aggiungere il burro, il parmigiano e la noce moscata. E andiamo a montare il tutto per 30 secondi, velocità 3,5. Adesso aggiungiamo le uova e montiamo per 15 secondi a velocità 3. Il nostro composto è pronto, adesso andiamo a comporre il nostro gâteau. Iniziamo a posizionare il purè dopo aver formato il primo strato col purè. Andiamo ad aggiungere lo speck. Il formaggio. E le uova. E andiamo a riformare lo strato di purè. Dopo prendiamo il nostro pan grattato e andiamo a posizionarlo sopra. Adesso andiamo a mettere qualche fiocchettino di burro
sopra. Adesso andiamo a mettere nel forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Gattò di patate. Grazie e alla prossima ricetta.